Per 6 minuti. Prego, senatrice. Grazie Presidente. Membri del governo o ex governo, comunque governo. Questo dibattito è il simbolo del malcostume di questo ormai ex governo. Si converte un decreto legge relativo al periodo natalizio, rendiamoci conto della cosa. Estendiamo un velo pietoso e parliamo di scuola. È possibile che dopo un anno non abbiate trovato soluzioni per garantire il diritto allo studio in sicurezza? È passata anche l'estate e solo in Italia siamo a questo punto, mentre nel resto d'Europa hanno mantenuto il più possibile le aule aperte. Dove eravate quest'anno? La scuola, la ricerca, la formazione, la cultura, come la pubblica giustizia e l'amministrazione, la pubblica amministrazione e la giustizia, l'informazione, lo stesso Parlamento sono da troppi anni patrimonio esclusivo della sinistra. Ogni pensiero diverso dal vostro, persino durante la pandemia, è da abolire, rifiutare, ridicolizzare. Ecco i risultati evidenti della vostra strategia, da nascondere la testa sotto il banco. Da marzo dello scorso anno abbiamo subito di tutto, a colpi di dirette televisive e di PCM, di un ormai ex presidente che gli italiani ricorderanno solo per l'arroganza istituzionale e tutte le conseguenze economiche che ben conosciamo. E basta dire che non si conosceva il virus, non si conoscevano le cure, i protocolli, tutte scuse per coprire formidabili errori. Altro che sconfitto il virus, altro che esempio per l'Europa e per il mondo intero. I risultati li vediamo ora, con l'Italia che conta il maggior numero di morti e il maggior tracollo economico. È passato un anno e la vostra presenza ha solo comportato peggioramenti per tutto il Paese. Ma torniamo alla vergogna della scuola. A settembre arrivate impreparati, scoordinati, senza uno straccio di programma di prevenzione e sicurezza, nonostante le task force e la leggendaria potenza di fuoco. Affrontate la guerra con le pistole ad acqua. Scuole aperte, senza neppure gli insegnanti di ruolo, e chiuse dopo 2 settimane. I trasporti ignorati completamente in un'Italia fatta di borghi, di piccoli comuni, con studenti che si alzano all'alba per andare a scuola prendendo l'unica corriera che c'è. Non tutti i ragazzi vivono in città dotate di linee di trasporto pubblico. Lo sapevate o vivete sulla Luna? Siete svegli? Giovani sacrificati, con insegnanti senza formazione sulla didattica a distanza, famiglie senza dotazione digitale, ma che possono godersi il monopattino. Ma dove vivete? La Grecia, da voi considerata l'ultima della classe, ha aumentato del 500% in un anno il numero dei computer presenti nelle famiglie, utilizzando i fondi europei attuali, non quelli del Recovery Plan, che tanto agognate, sapendo bene che sono denari prestati e da restituire nei prossimi anni. L'UNESCO ci comunica che milioni di giovani sono rovinati dalla didattica a distanza, il 20% in più di casi di suicidio e tentato suicidio. L'ospedale Bambin Gesù ha diffuso l'allarme. Per la prima volta ci sono posti letto occupati da chi ha tentato di uccidersi. Siete corresponsabili. È aumentato il consumo di alcol, di droghe, aumentati del 30% gli stati d'ansia e depressione. Avete tolto ai giovani ogni momento di aggregazione, di sport, di socialità, isolati nel momento della crescita, lasciati soli come le migliaia di imprenditori in questo momento disperati, mentre voi giocate con le vostre poltrone senza decoro. Soli, come i malati di malattie diverse dal coronavirus, screening non fatti, visite specialistiche abolite, 100.000 interventi d'urgenza non sono stati fatti, un disastro. La scuola deve essere garanzia di serietà, di professionalità, strumento principe per favorire un futuro lavoro dignitoso, che non significa laurearsi tutti abbassando la qualità tanto per avere un titolo,
ma formare i professionisti del futuro, insegnando la soddisfazione nella vita e intercettando le istanze delle nostre aziende, trasmettendo valori sani dove ciascuno è unico e irripetibile. Basta con l'illusione televisiva dei reality, da social, del successo grazie a scorciatoie e a colpi di like. Diceva Pietro Calamandrei molti decenni fa: trasformare i sudditi in cittadini è un miracolo che solo la scuola può compiere. Questo miracolo può concorrere a realizzarlo solo una maggioranza politica diversa dalla vostra, una maggioranza che non sperpera denaro pubblico per l'inutile acquisto di milioni di banchi a rotelle su strutture fatiscenti in aree a rischio sismico e idrogeologico. Nei 29 miliardi del Recovery Plan si devono affrontare questi temi. Siamo in grave ritardo sull'organizzazione della scuola, dei trasporti, del recupero delle ore perse, sulla qualità dell'insegnamento. Non azzardatevi a incolpare i nostri ragazzi sul piano vaccinale, sui protocolli per le cure a domicilio, sui ristori. Dobbiamo valorizzare da subito i nostri ricercatori e le nostre aziende. La invito a concludere, senatrice. Concludo, Presidente, grazie. Dobbiamo valorizzare da subito i nostri ricercatori e le nostre aziende creando lavoro. Serve visione, programmazione, ma per chi passa le giornate raccattando con il cappello in mano voti in Parlamento, forse chiedere troppo. Serve un'autorevolezza che da troppo tempo non si vede. Risparmiate gli italiani da un Conte Ter, strumento di autotutela della vostra poltrona, ma che sarebbe la perpetuazione del disastro politico, sociale ed economico che avete prodotto. Grazie. Grazie.